questo gruppo, ho trovato un ruolo anch'io nel colorare eccetera, e ho stato trovato una maniera bella di esprimermi e anche di sfuggire dalla solitudine che tante volte ci accompagna, è anche una maniera di trovare momenti di allegria. Sono orgogliosa di essere dentro in questo gruppo, perché con Azzaglio abbiamo fatto passi da giganti e speriamo che il prossimo anno continui. Il progetto Carta Storie è la forma che ha preso quest'anno la collaborazione di un gruppo che si chiama Social Art, che si è assemblato spontaneamente e che mette insieme più realtà diverse, realtà dell'arte, del mondo d'espressione, del mondo artistico, delle realtà della salute mentale, poi delle nuove tecnologie con la partecipazione dei Fab Cube, e coordinato dall'AIZAM, che è l'Associazione Italiana Tutela Salute Mentale, che raccoglie i familiari dei malati di mente. E, insieme, tutti con diversi obiettivi, abbiamo però realizzato un progetto che aiuta tutti e innesta un circolo virtuoso in qualche modo. L'anno scorso abbiamo realizzato un presepe in tre dimensioni utilizzando le stampanti 3D. Quest'anno non potevamo ripetere la stessa cosa, abbiamo pensato di scegliere un'altra forma di espressione, che era quella più figurativa, e dai laboratori del nostro servizio, dove da tanti anni viene il maestro Andrea Zelio del Cromovisionio per condurre degli atelier riabilitativi insieme agli educatori del servizio, ecco, sono emersi dei disegni che sono stati ispirati da una storia scritta da lui stesso. È nata l'idea di farli diventare una carta regalo. La stagione della rinascita sembrava essere ricominciata. La temperatura mite di quell'autunno insolito e il prezioso limo lasciato dal fiume conferirono alle pianure un dono prezioso. Coda di frusta, nei mesi a seguire, tornò alla duna delle camelie ed ogni volta era accolto con mille onori. Era riuscito a riportare alla ragione chi aveva dimenticato quanto fosse importante la libertà. Il benefattore, come lo chiamavano da quelle parti, anche se provato dalle condizioni avverse della vita, aveva dimostrato una grande fiducia nel futuro. Ma il suo cuore fu ancora più felice quando, sebbene l'inverno fosse già alle porte, cominciò il ritorno degli altri animali. L'impero di Siam, ricevuta la notizia che la situazione si era ristabilita, nonostante le notevoli perdite, decise che sarebbe ritornato ai vecchi luoghi. La vita nelle pianure dei fiori ora poteva ricominciare davvero. Mai come prima di allora si stava avvicinando un Natale del tutto nuovo, un Natale di rinascimento, nel segno del purissimo gesto dell'amore. Coda di frusta non finì mai di ringraziare gli amici castori. Il loro aiuto era stato prezioso, ma ancora più importante era stato crederci, credere che la gioia e l'amore hanno bisogno di essere difesi. Thank you.
questa la incornicio e la metto in camera di mia figlia perché è veramente bella.